Ok, su Facebook ci siamo, aspettiamo Instagram, perfetto, ci siamo. Buonasera a tutti, dalla redazione di Sprint Sport. Sprint Sport con Beppe Pisano, Cincin, e con Luca Dabone, non si brinda con gli analcolici, ma facciamo un'eccezione. E niente, ho invitato Beppe Pisano, allenatore dell'Under 19 del Bra. Non ve l'ho detto prima, microfoni spenti, parlate forte perché sennò non si sente niente. E niente, ti ho invitato perché, vabbè, perché ci conosciamo, hai fatto un inizio di stagione incredibile. Questo weekend giocate praticamente solo voi la serie di Piemonte ed è un weekend importantissimo perché si arriva al giro di boa, voi spettatori, ma neanche troppo, a Legnano, però spettatori del big match di Chieri Fossano, che ovviamente voi lo guardate, perché se il Fossano fa un passo falso voi siete campioni d'inverno. Volevo partire con questa cosa qua. No, perché dobbiamo vincere noi, quindi dobbiamo giocare e vincere, quindi noi pensiamo a noi, cioè, poi quello che fanno loro in qualsiasi caso, se noi vincessimo quel che succede va benissimo a noi, nel senso che sicuramente piacerebbe un bel pareggio, un bel X. Si tifa X. Certo, perché prendi, se tu vinci sempre, mettiamo tra virgolette, perché abbiamo una partita difficile, secondo me, e prendi due punti a tutte e due, e sono due squadre importanti che lo stanno dimostrando. Luca? Anche secondo me la vittoria è importantissima per il nostro, per la nostra fila di, cioè per il gruppo soprattutto, per mantenere unito il gruppo e per passare avanti a tutti. Chiaro. Per andare, per andare a Natale tranquilli. Sì. Ok, adesso poi torniamo dopo su questo weekend, partire un po' da un paio di numeri importanti dello scorso. Parto dal mister che ha fatto cifra tonda, poi dopo arriviamo da te. 100 panchine, 100 panchine al braccio, 100 panchine in generale. No, 100 panchine a Bra, 100 panchine nazionale. Ecco, prima invece dove hai allenato? Prima ho fatto 2 anni a Racconigi in prima squadra già, e andando 2 anni ai playoff in prima categoria con mio amico Floris. L'anno prima ho fatto... In cui hai anche giocato, se non sbaglio. Giocavo allenatore e giocatore, è quello che mi ha dato di più secondo me come esperienza e che mi sto portando dietro adesso che alleno solo. E fare tutte e due è veramente difficile, ma capisci tante cose. E prima ancora ho fatto di nuovo a Racconigi una juniores, che loro perdendo lo spareggio col Centallo all'ultima giornata, pari punti, e poi ho fatto Bra, gli allievi regionali a Bra, quando giocavo ancora a Villafranca, e poi Carmagnola, che da capitano allenavo anche, quindi giocavo in prima squadra tra promozione e eccellenza, e allenavo i settorioni, sono già 10 anni, 11 forse. Sempre in coppia con Floris praticamente. No, perché no. Lì giocare sempre in coppia con Floris, quasi sempre, tranne quando sono venuto a giocare qua in Torino a Lucento, in eccellenza, col buon Minandè o al Chisola, però poi ci siamo ritrovati a Carmagnola, a Villafranca, a Racconigi e adesso a Bra. E poi appunto volevo chiederti, quale domanda classica delle interviste, un po' banale, la partita più bella o la partita più brutta di queste 100 panchine qui? Ma belle sono state parecchie. La più indimenticabile? Per fortuna. Più indimenticabile forse il primo anno contro il... mi sembra che fosse il Borgo Sesia in casa, o l'Argentina, adesso non mi ricordo bene, però Borgo Sesia, perdevamo 3-0 dopo 25 minuti, al 60esimo vincevamo 4-3, cioè penso che sia una di quelle partite che ti ricordi tanto, ma anche quest'anno col Chieri, quest'anno è stata una partita di livello, sempre loro sopra, e poi l'hai vinta al 90esimo, con un gol deviato, un tiro deviato. E l'episodio quello fortunato, che però ci sta anche in questa. Fortunato più o meno, perché nel secondo tempo avevamo fatto molto meglio di loro, loro molto meglio il primo di noi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio di loro, quindi la più
più brutta la devo dire per forza. Sì, devi dire. Anche, sì, devi dire. Anche lì ce n'è qualcuna. Anche lì ce n'è qualcuna. Però mettiamo quella di quest'anno, dai, che è la più recente ad Arconate. 2-0 per noi al 45esimo, penso che loro non abbiano mai sorpassato la metà campo. E poteva finire 0-4, penso, senza dubbio. E il secondo tempo, anche creando 3 o 4 palle gol, però poi ci siamo proprio dimenticati del perché eravamo lì. E in 20 minuti abbiamo preso 3 gol, abbiamo perso 3-2, anche se poi ci hanno annullato il gol, abbiamo preso il palo da 3 metri e tutto, però... Non puoi calare così. Ma no, perché la nostra squadra, quei 3 punti, prova a immaginare oggi con quei 3 punti in più. Eh beh sì, era un'altra classifica. Bella così, eh? Bella, però poteva essere bellissima. Chiaro. E invece con Luca adesso sono andato a spulciarmi le tue statistiche. Scuola calcio la J-Star, sì. Under 14 la CBS, con Luca Stella tra l'altro, che domani dovrebbe venire lui ospite allo Spritz, con Francesco Abbona, però poi ne parliamo. Poi 2 anni di Chisola con la cavalcata verso le fasi nazionali, sì. Speriamo che porti bene. Esatto, speriamo che porti bene, speriamo non finisca. Se nel caso in cui arrivi, no, che non finisca come è finita. Speriamo che porti, però. Esatto. Poi per... un po' di rammarico dopo, sì, diciamo, la semifinale triangolare, sì, col Pantanelli, in cui avete fatto, io che mi ricordo, la più bella partita, sì, di una squadra giovanile che ho mai visto. E poi appunto l'ultimo anno a Borgaro. Totale 116 gol. Ho contato anche la tripletta con la Pantanelli. Al di là della domanda, anche qua, quella classica, il gol più bello che hai fatto. Volevo sapere da Stella, Mercuri, Corneli, Giuliano e adesso il mister, cosa ti ha dato ognuno degli allenatori in questi anni? Sicuramente tutti mi hanno dato qualcosa, sia caratterialmente che sul campo, tecnicamente. Ogni anno è stato diverso da ciascuno, cioè ogni anno è stato diverso e ringrazio ognuno di loro per avermi fatto diventare per adesso quello che sono. Mi sono trovato bene con tutti. E i numeri lo testimoniano. Sì, sicuramente sono bei numeri per me. Il gol più bello, secondo me, è stato appunto quella Pantanelli, il terzo gol di testa, in elevazione, come non ricordo ancora, senza highlights. Allora, qua c'è intanto Alessio Leo che dice quella Caronno mister come partita. Sì, anche l'anno scorso, sì, abbiamo vinto quella Caronnese che non perdeva ex... Dice 2-1 con una delle migliori squadre d'Italia, fuori sì, casa. Sì, sì, vero, anche quello. Ma sono parecchie, poi... Per fortuna, Certo. Perché vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Angolo social sempre, allora, Ste Scivo, che immagino sia Scivoli, dice 116 gol alla play. che capello mister, sfumatura top, sempre Alessio Leo, questo. Capello da Serie A. Allora, solo quello però. Solo quello. Vabbè, a me una cosa. No, volevo chiederti, tu me l'hai spesso parlato al telefono oppure nell'intervista a Borgosesia quando sono venuto, questo gruppo rispetto all'anno scorso che cos'ha di particolare? Perché l'anno scorso, adesso io non vi ho seguiti, però non è stato un anno indimenticabile, correggimi se sbaglio, guardando la classifica. Certo. Però volevo chiederti, senza fare preferenze di un nome rispetto che l'altro, cos'ha di carattere questo gruppo di diverso dall'anno scorso? Ma l'anno scorso comunque mi ha dato tanto, perché nelle difficoltà uno cresce, non è che tutto è rose e fiori sempre, specialmente quando alleni. Secondo me l'anno scorso c'era molta presunzione da parte dei ragazzi e quello ci ha rovinato. E poi avevano le loro idee, poi tanti fattori che quest'anno o gli altri 2 anni non ho riscontrato, perché sono 4 anni che faccio la juniores e l'anno scorso fino a fine gennaio noi eravamo terzi di Trocchieri e Caronnese, non è che eravamo lontani, sì, 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 cioè eravamo lì a giocarci qualcosa di importante. Poi il fatto che dei ragazzi, secondo me, pensavano già troppo in grande, ogni tanto vanno andare a allenarsi con la prima squadra e via dicendo, gli faceva credere, secondo me, delle cose che non,
che non esistono, cioè, e quello è stato, io dico presunzione solo, l'anno scorso è stata presunzione. Quest'anno io rivedo tanto la squadra che ho avuto il primo anno, cioè quando abbiamo secondo dietro il Chieri, con una squadra dove però avevamo 6 o 7 quell'anno lì, 98, che sarebbe il secondo anno di Juniores, non già che avevano già fatto la Juniores, sabrà tipo Caristo, Riscaldino, Lista, Ferrero, Bevione, e Bonofiglio, che adesso va a portare in Serie D, e Bergesio, che adesso gioca la Raffossano in Serie D, quindi 98-99, rivedo tanto in quella squadra lì, però c'è una differenza grande, che lì avevamo 7-8 che avevano già fatto la Juniores, quest'anno ne abbiamo 3. Il gruppo portante del 2002. Andando via Giacca oggi, che ti ho appena comunicato. Notizia indiretta, Giacca va. Che va in eccellenza a Centallo, come giusto che sia, perché noi lavoriamo per farli andare a giocare per i più grandi. Mm-hmm. Se per caso in Serie D non possono giocare, per diversi motivi, certo, eccetera, è giusto che vanno a giocare da un'altra parte. E io gli dico sempre ai ragazzi che le strade sono mille. Non è che se il Bra non ti dà la possibilità di... devi mollare, finire, eccetera. Ci sono mille strade per arrivare, per crescere. Questa è un'opportunità che loro devono sfruttare. Poi ci sono mille fattori, mille circostanze dove ti portano a scegliere. Mm-hmm. E oggi lui ha scelto così. Noi dispiace per il capitano, però accettiamo, perché è giusto così. E poi una cosa che mi hai sempre detto è che... Lo puoi dire a Tabone? Ecco, una domanda, infatti volevo introdurre una domanda a Tabone. Tanto qua Mastro Pietro dice: vinciamo il ragazzo, poche cazzate ragazzi. Qua non usiamo francesismo, è giusto così, ma va bene, fa spirito. Ed è entrato oggi a allenarsi, quindi lasciamo tranquillo. Okay. Bravo Mastro. Ok, no, dicevo, un gruppo lungo, io, cioè nel senso tanti... No, anche questo voglio spiegarlo, nel senso che io dico sempre i cambi, perché... Noi in queste 14 partite vedo che nei secondi tempi o quando poi fai dei cambi i gol o le partite vengono risolte, eccetera. Ho un gruppo di ragazzi fantastico. Quest'anno un gruppo di ragazzi, anche se ho tanti 2002, tutti quasi, alla fine oggi andando via Giacca rimangono due 2001, dove Armenio sta recuperando un infortunio, ci sta dando una mano, eccetera. E Perovic è l'unico superstite dell'anno scorso, alla fine. Gli altri tutti ragazzi nuovi. 2002... E noi abbiamo dentro 2003, dove a presenze sia Giaccardi che Magnaldi ne hanno parecchie. Cioè, quindi i cambi sono fondamentali. Abbiamo 20 ragazzi, adesso siamo 19 forse nell'ultimo periodo, cioè, perché Giacca... Magari qualcosa arriverà. Magari qualcosa lasciamo arriverà. Lasciamo aperta. Bonofiglio è sempre che lavora. Esatto. Quindi se c'è bisogno qualcosa arriverà. E dove sono tutti bravi. Se tu vieni a vedere un allenamento nostro... E per fare la formazione del sabato ti mettono tutti in difficoltà, qualsiasi ruolo, qualsiasi ragazzo, perché sono dei ragazzi che comunque si applicano, e potrebbero veramente giocare in qualsiasi squadra, secondo me, Juniores nazionale. I cambi fanno la differenza. Ogni tanto Luca si arrabbia perché mi dice sempre: mister, non faccio mai 90 minuti. Però quello che io voglio fargli capire è, per un attaccante specialmente, perché io di solito quando gioco con una punta, dipende come giochiamo, se giochiamo con due punte rimane fuori una delle tre punte, di solito il cambio lo faccio al 60esimo o al 58esimo. Sì. Poi dipende anche dalla partita. Sì, però comunque uno fresco tira sempre qualcosa in più, oppure che è fuori, che ha bisogno di entrare, che vuole dimostrare comunque che ho sbagliato. Io dico sempre: dimostratemi che io sbaglio. Non posso metterlo dentro all'80esimo, perché non neanche il minutaggio di dimostrare. E tante volte lo so che lui si arrabbia, ma lo faccio al 60esimo per dare minutaggio anche all'altro ragazzo, di dimostrare comunque, darci una mano. Ma non è una questione di qualcuno sta facendo bene o qualcuno sta facendo male, è una questione che tutti fanno bene. E quando uno sta fuori gli girano già un po' le scatole. Almeno 30 minuti, penso che se li meriti. Infatti io la domanda che volevo fare a Tabo era appunto questa qua, volevo metterti un po' lo spogliatoio contro. Scherzo. Dura quest'anno però. Eh? Dura. Esatto. Dura. No, ma infatti volevo chiedere come lo vive lo spogliatoio adesso. Facciamo finta che il mister non ci sente. Questa condizione del fatto che siete tutti titolari, ma minuti alla mano, nel senso, entra uno, esce l'altro, in continuazione non c'è un titolare fisso, però... Io mi ricordo appunto la partita di Borgosesia, è stato Mastro Pietro, qualcun altro. Luca, assist e gol. Ecco, questa Tabella, Mastro Pietro, Tabone. Cioè, questa condizione qua,
come la vivi tu, come la vivi un po' lo spogliatoio, adesso senza fare la spia, senza fare i nomi di chi odia il mister e chi buca le gomme alla macchina. Ma sicuramente siamo un gruppo molto unito, quindi non, il nostro obiettivo è la squadra, cioè vincere per la squadra, non c'è un singolo, così siamo molto uniti su questo. Io non è che mi arrabbio, ma mi arrabbio sul perché per esempio posso non aver dato il massimo e quindi mi arrabbio più con me stesso che con il mister o in generale. Spero sempre che quello che entra al mio posto possa fare meglio di me o cioè far vincere la squadra, comunque non è un pensiero individuale, cioè, comunque siamo sì. uniti. Bene, tanto qua Tabo rispondi bene, non so che cosa volesse. Ah sì, è Bacco che si cagava se non me che facessi la spia. Ok, e allora io poi qua, prima di passare poi all'ultima fase sul pronostico secco di Chieri Fossano e anche un altro paio di domande scomode, io ho una foto tua a Cesenatico che mi sono sempre chiesto perché la fascetta. Adesso la facciamo, voi possiamo farla vedere. Le tue foto imbarazzanti da giovane le ho nascoste, se vuoi dopo le pubblichiamo. Però ero un bel giocatore. Questo non lo so. Non ti allora informati. Facciamo intanto vedere in diretta la fascetta di Tabone e mi sono sempre chiesto perché. Cioè, non è usuale, mettiamola così. Ma me l'aveva regalata Luduca, che era in squadra con me, e da lì l'avevo usata la Pantanelli e mi era andata bene. E quindi anche la partita dopo ho continuato a metterla ovunque, diciamo. Poi vabbè, non è andata bene come speravamo, però era comunque una bella esperienza. Sì. Scaramanzia. Esatto. Nonostante Simo Sbricco chieda di non gufarla. Ah, qua Samuele Turano dice che era un tennista. Ecco, volevo chiederti come ti trovi con Turano? No, bene. Sì. Ignoranti in coppia stanno sempre bene. Okay. Sì, mi trovo molto bene. Perché sia fuori che dentro del campo. E Turano me lo ricordo, io il primo anno che l'ho seguito era a San Giacomo Chieri. E comunque da San Giacomo Chieri al Bra e segnare costantemente al Bra comunque non è un passo immediato. Certo. Infatti volevo chiederti anche te come. Anche Samo è un buon giocatore. Secondo me non capisce ancora le sue qualità, la sua vera forza. Ogni tanto ancora non è, esce dalla partita, però lui ha un grosso potenziale, specialmente quando calcia in porta, c'ha un bel tiro. Prima del pronostico secco volevo chiedere a tutte e due la forza e la debolezza del Fossano e del Chieri, adesso faccio un po' l'infame, forza e debolezza di Fossano e Chieri e se c'è un giocatore non che vorreste rubare o sì, o che comunque togliereste al Fossano e Chieri per vincere il girone. La forza del Chieri, secondo me, a parte che sono non so quanti anni che vincono il campionato di nazionale, quindi sono abituati. Un po' di tradizione. Abitudine societaria anche di vincere, cioè proprio mentalità vincente. E poi quest'anno si stanno anche con i giovani, ho visto che a confronto degli altri anni stanno facendo esordire parecchi giovani. Quindi non come gli altri anni secondo me si faceva più fatica a Chieri nell'esordire come giovane. E mentalità la loro forza, secondo me del Chieri, proprio mentalità. E i giocatori sono tutti bravi, cioè sono tutti bravi, però io... Questa è la domanda difficile. Io già 2 anni fa quando abbiamo preso Leo, che era nel 2002, noi eravamo vicini a prendere anche Alan Rossi. Quindi avevo un buon rapporto anche con lui, c'è stima reciproca, quindi che poi nulla togliere ai miei attaccanti, che li cambierei con nessuno. Infatti ho cambiato domanda, nel senso chi vorresti togliere, non tanto chi vorresti A oggi non li cambierei con nessuno, però un attaccante in più come Alan nella nostra squadra, secondo me... Che ultimamente si è anche sbloccato a livello di gol, perché io l'anno scorso l'ho visto... L'anno scorso giocavo già in Norris ed era già bravo, non riuscivo a capire come mai in questo inizio di stagione non giocasse con continuità. Però ultimamente si è sbloccato bene, quindi sì, questo è un buon giocatore, secondo me è un buon giocatore. Invece Fossano? Fossano secondo me, a parte che c'è
c'è tutto dietro di un lavoro di anni ottimo, ottimo del mister soprattutto. Di Diassi, certo, lì c'è un lavoro di anno per anno, andate piano la piano. perché, E comunque la Juniores e Fossano negli ultimi 2 anni sono arrivati in tutti e 2 i campionati regionali, si è andata avanti, eccetera. è andata anche molto avanti nelle fasi nazionali E dopo il i. settore giovanile Fossano in 3 anni è cambiato totalmente, no? È una squadra adesso, tutte le squadre sono competitive, tante squadre se la giocano. E E quindi tutte regionali hanno fatto l'unplay l'anno scorso. tutte regionali, sì, noi secondo me quest'anno una mano ce l'ha data grossa sia noi che loro, il Cuneo fallendo, devo essere sincero, Certo. perché ne abbiamo 6, mi sembra 5 giocatori che l'anno scorso erano a Cuneo e loro ne hanno anche qualcuno che era lì. La forza del Fonsano, secondo me, è proprio tutto lo staff che hanno nell'organizzazione di stare tra prima squadra, juniores, lavorare sempre insieme, eccetera. Li vedo molto uniti su questo, molto, molto, molto uniti. Collaborazione, comunque anche il mister della juniores è sempre con la prima, c'è molta collaborazione, secondo me si parlano tanto, si aiutano tanto ed è quello che anche noi a Bra lo facciamo, no? Però No, loro chiaro. li vedo molto 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 insieme, molto nella messi bene, tutti uniti da quella lì, secondo me è il loro punto di forza. Il giocatore del Fossano, Dati alla mano, io forse uno te lo suggerirei, però non mi hai detto che sia no, lui. no, Invece no. Rossi è l'attaccante, cioè i miei sono già bravi, Certo. cioè, ti dico che no, no, un giocatore del Fossano forse è Medda. Meglio. Medda secondo me potrebbe darci qualcosina, In più in mezzo al campo. sì, anche perché poi è un ragazzo tecnicamente bravo, no? Poi è un ragazzo che non molla mai, anche quando abbiamo vinto via Fossano, comunque un ragazzo che non era l'ultimo a mollare, ha un bel mancino, è un buon giocatore, lo ricordo anche alla Scaris, anche noi eravamo intenzionati magari di portarlo a Certo. Bra, eccetera, poi Fossano so che si è mosso molto bene e anche prima, quindi è un giocatore che potrebbe magari darci una mano, eccetera. Però sono bravi, cioè Certo. se dovessi cambiare Medda con qualcuno dei miei non lo farei. Non per Chiaro. qualcosa, No, 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 nulla cioè, togliere al no, 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 è ragazzo chiaro, che è no, no, certo. bravo, però Isia, Itavella, Certo. Ibacco, Icostanzo, eccetera, a oggi non li cambierei con nessun No, altro no, ma giocatore infatti non della volevo Juve. chiederti chi vorresti No, 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 scambiare, no, ma era con più nessuno. un chi vorresti togliere agli Anche avversari, perché i per. miei in questo momento li conosco, so come si allenano, so quello che mi possono dare e so che posso fidarmi, soprattutto. Degli altri non potrei dire la stessa cosa. Tocca a te. Sono due ottime squadre sicuramente da giocarci contro. Nel Chieri conosco Molto, abbastanza, sì, molti, molti giocatori. Del Fossano, non giocandoci così spesso come col Chieri, l'ho conosciuta da poco la sua forza, e quindi sono due ottime squadre. Tutte e due hanno un buon attacco anche dai numeri, per esempio del Fossano. Che Fossano quando ingana la partita comunque ne fa 6, non Sì, si sì. prende, non ha freni. Sì. No, è una squadra importante, lo sta dimostrando. Cioè, i numeri, nel calcio contano i numeri, prima di tutto. Chieri una grandissima squadra, non saprei dire un punto di forza o un punto di debolezza. Invece con chi vorresti giocare? Tu hai giocato sempre comunque in squadre ottime. Sì. Chi è che adesso, se ne volessi uno, chi vorresti Col proprio? mister. Cioè, quando calcio, in allenamento, quando calcio, Ah, calcio, che ruolo eri tra l'altro? centrocampista. Centrocampista. Ma quando calcio, calcio. Commenti fuori onda intanto. Ma Sbriccoli, che ci ho giocato anche insieme, è un buon compagno di reparto. Reparto. Sì. E Bianco lo senti mai? Alessandro. Sì. Ma sì, ogni tanto mi capita. Bianco, Adesso per chi se lo fosse perso, ma credo nessuno, è alla sta Fiorentina. facendo. Sì, sta facendo un bel percorso pure lui, importante. E adesso arriviamo al dunque, pronostico secco.
tra l'altro qua c'è anche poi una foto tua della CBS per il regalo, per non farla vedere a nessuno. E, no, pronostico secco. Chieri Fossano, che tra l'altro andremo a vedere, lo anticipo ovviamente, però, vai. Pronostico secco. Quello che spero o quello che tutte e due, tutte e due. Mai te l'ho detto, spero nel pareggio, però non, la prima cosa che spero è che vinciamo noi, per quello che succede in quella partita lì, da una parte o dall'altra qualcosa ci dà, comunque, ma dobbiamo essere bravi noi a approfittare di questo scontro, in qualsiasi caso, perché vincesse il Fossano, è vero che saremmo secondi a sempre a un punto, eccetera, con lo scontro diretto vinto comunque, ma non avrei mai detto a inizio anno di arrivare a dicembre e avere il Chieri meno 8. Quindi sarebbe una cosa che dici, vabbè, lo accetto. Pareggiassero, devi sempre pensare che se vinciamo noi, quindi, però prendi due punti a tutte e due. Certo. Numeri, il calcio sono numeri, non e sono nient'altro. Vincesse il Chieri, io ho sempre detto che la favorita numero uno del girone, ma anche i ragazzi lo sanno benissimo, è il Chieri. Ma per mentalità, per abitudini, perché sono abituati a vincere. Noi adesso gli ultimi tre anni abbiamo fatto benissimo, sempre juniores, poi siamo sempre andati vicini a fare qualcosa di grande, ma siamo sempre stato un po' mancava sempre quel passo. Il Fossano è al primo anno comunque di juniores nazionale, sta facendo qualcosa di incredibile. Cioè, tanto con la juniores quanto con la prima squadra. Quanto con la prima squadra ancora di più, ma anche con la juniores, perché lì è lavoro che stanno poi hanno una squadra molto giovane anche loro, il Fossano, cioè una squadra molto giovane anche loro. Io dico 2-2. 2-2? Sì. Ci sta, secondo me anche. Io dico 2-2, poi dipende dalle fuori quota. Cioè. Non tocchiamo sto tasto. No, non lo tocchiamo. Secondo me non ti... No, a me conviene. Ah, ok. Io guarda, no, che no, se no, vuoi, non ti conviene, se vuoi vado riapriamo a prendere giù lo zaino. O io sono così malato che ho tutte le distinte di tutte le squadre, di tutte le partite. Se vogliamo toccare sto tasto fuori quota, lo tocchiamo. No, ma non perché non ti conviene, perché riapriamo un vaso di Pandora. Beh, io sono sempre pronto a parlare con tutti. Va bene, perché se su 14 partite abbiamo utilizzato di un fuori quota. Noi bra. Gli altri non lo so, dimmelo te. Va bene così, dai. Dabo? Secondo me 1-1. 1-1. Sì. Vabbè. E quindi sempre sull'X. Sì. Io è quello che speriamo. Io nel dubbio mi tocco mister, parola di sbriccoli. Ok, e invece un'altra cosa, una curiosità, perché appunto vivendolo tu ogni sabato da un po' di anni, come trovi il calcio piemontese rispetto a, se c'è una differenza rispetto alle altre? Perché io guardavo anche le tue classifiche vecchie, sì. 2017-2018 il campionato è finito con Chieri, Cozzano, Borgaro, Bra, Casale e Castellazzo, sì. Prime nel girone piemontese sopra, certo. Per un periodo anche nel nostro girone c'era Borgosese un po' più alto, certo. Quest'anno Casale sta facendo un po' fatica, il Verbania anche per Rosa, però quest'anno ce ne sono solo tre, le prime tre, però comunque è già un aspetto in più rispetto alle Lombarde e alle Liguri. Volevo chiederti com'è questo calcio giovanile diverso, tra Piemonte, Lombardia e Liguria? Io dico che in Lombardia il bacino è molto più di giovani, di squadre professioniste è molto più alto che da noi. Io la Lombardia la vedo ogni anno quando aspettavamo i sorteggi del campionato, speravo sempre di evitare le Lombarde perché Caronnese sono sempre squadre strutturate bene, adesso negli ultimi anni no, ma la Virtus Bergamo negli anni precedenti era nel girone nostro, è sempre squadre strutturate bene, e la Caratese, e c'era il Gozzano che adesso è su, c'era il Lecco, comunque squadre secondo me che la Lombardia la vedo più difficile come girone quando becchi le Lombarde, anche l'anno scorso ho avuto le Lombarde e confronto le Liguri un pochettino qualcosa ti lasciano, non so il perché, c'è un bacino minore, il bacino minore e anche la posizione geografica, non è facile neanche per tante, poi c'è Sampdoria e Genova lì,
ma dalla parte di Sanremo, eccetera, eccetera, c'è poco e niente, a parte Sanremo e i professionisti non c'è niente, quindi anche lì magari diventa difficile andare a giocare per dei ragazzi in certi posti, certo. E invece la Lombardia la vedo proprio tosta, tosta. Invece Tabo, cioè, tu hai fatto sempre regionali, sì, sempre. Spostarsi su un panorama sopra regionale, come ti è sembrato? È sicuramente più impegnativo, perché anche... Scuola a parte, Più impegnativo perché comunque vai a giocare in trasferta, è molto difficile, anche se in classifica possono essere in posizioni un po' più inferiori, comunque trovi sempre la difficoltà in campo, non si sa mai cosa può succedere, diciamo, per confronti regionali, secondo me, più difficile. Sa, chiudiamo con una domanda secca, quanti gol arrivi quest'anno? Spero 20. Beh, una ventina, sì. Normale amministrazione, sì. Insomma. Secondo te a quanto arriva? A quanto arriva Luca? Se non sbaglio a 6 rigori, poteva arrivare anche 27-28. Ma così, ma io spero per lui 25. Cioè, secondo me, se continua a lavorare come sta facendo, secondo me ci può arrivare. Cioè, lo vedo. Poi lui vive per il gol, quindi è un attaccante proprio che il gol ce l'ha dentro. Cioè, anche in allenamento si vede, a volte fa dei gol che non ti aspetti. Ieri ne ha fatto uno di punta, l'attaccante vero, in 50 centimetri si è mosso, ha fatto solo di punta. No, lui vive per quello, lavora anche tanto per la squadra, ma il gol lui ce l'ha dentro. Però 25, dai, 25 secondo me ci può arrivare. Va bene. Allora, chiudiamo, vi ringrazio tantissimo per essere venuti, anche te da Carmagnola, bravo, avete fatto allenamento? Fatto allenamento, siamo tutti giù, anzi, abbiamo fatto un po' meno di allenamento. Aia, occhio. Aia. No, oggi il giovedì facciamo sempre un po' di meno, lo prendiamo solo con più calma, oggi abbiamo fatto un pochettino più veloce, ma non è cambiato niente. Va bene. Allora, vi ringrazio tantissimo, davvero, vi auguro, in bocca al lupo per sabato. Che tra l'altro proveremo a seguirvi anche Legnano in contemporanea a Chieri Fossano, che ho la fortuna di vedere io. E niente, buon Natale, visto che non ci vediamo più, e buon ultimo weekend di calcio di Under 19, sì, nazionale. Anche perché poi nell'anno nuovo si comincia subito. Noi siamo i primi, esatto. Come ogni anno, il 4 gennaio non si quindi molla niente. Capodanno stiamo tranquilli, che ci si mette un po' a recuperare. Tanto il 2 sono lì. Il 2 sono lì. Quindi gli dai un po' di tempo. Avessi voluto un fare giorno. Un po' più. Però un giorno. Vabbè, di più non potevo. Siamo stati giovani tutti quanti. Non potevo. Io ormai mi considero vecchio, per abitudini, non per età anagrafica. Va bene, vi ringraziamo tutti quanti che ci avete seguito, e questa puntata la carichiamo subito su YouTube, così tu te la puoi rivedere stanotte. Quante... torno a casa, esatto. C'era una coda tangenziale, sì, che neanche ti immagini. Adesso è passata. Adesso vado a mangiare la pizza e poi vediamo. Così ti riguardi i capelli che ti ha tanto lodato Leo. Sì, Leo. E niente, grazie mille, grazie e in bocca al lupo ancora. Grazie. Grazie.